Ciao a tutti, un caloroso benvenuto a tutti gli appassionati del lotto, del gioco del lotto. Io sono Roberto Borrelli e vi presento in questi video alcune funzioni del mio software principale, che è quello che si chiama Lotto più, arrivato alla versione 2019, che vi consiglio caldamente di avere perché è un programma, sì, diciamo statistico, ma che offre delle possibilità di ricerca che non trovate in nessun altro programma. Oltretutto è impostato per essere davvero semplice da usare. Diciamo che la difficoltà con questi programmi non è tanto quello di impostare le funzioni, quanto quello di renderle fruibili, facilmente fruibili. In questo mio programma davvero ogni funzione è semplicemente utilizzabile, insomma, è anche descritta all'interno. Oggi vediamo in particolare la funzione ricerca ambi somme e distanze. Prima però volevo ricordarvi di registrarvi a questo mio canale YouTube, perché spesso metterò alcuni video relativi a questi miei programmi, che quindi vi saranno utili, insomma, se volete utilizzarli pienamente. E attivate anche la campanellina per essere avvisati, per avere una notifica quando ci sono nuovi video. E poi chi clicca mi piace vince più facilmente. Ok, andiamo a vedere questa funzione, ricerca ambi somme e distanze. Ok, clicco. Questa è una funzione che praticamente mi permette di controllare sul quadro estrazionale quali sono le distanze, o meglio, gli ambi a distanza 30, 45 o 90, ma anche distanze personalizzate. Posso cliccare qui e mettere, non so, distanza 18 battendo sulla tastiera. E questo mi permette di vedere, facendo controlla, ecco, posso vedere sul quadro stazionale quali ruote presentano un ambo con distanza 18. Torniamo un attimo alla distanza 30, clicco controlla ed ecco che ottengo su due ruote diverse degli ambi a distanza 30. Questo a cosa può servire? Serve quando, per esempio, avete dei metodi o fate delle vostre ricerche che necessitano di trovare degli ambi con la stessa distanza usciti su due ruote in posizioni qualsiasi, come questo che ha numeri in posizione seconda e terza, oppure anche in posizione isotopa, quindi sulle stesse posizioni. La cosa bella di questa funzione è che posso esplorare andando le estrazioni passate, andando semplicemente indietro di una per volta con questo bottone. Ok, vado indietro, vedete, mi evidenzia sempre gli ambi sortiti e così via. Posso andare indietro finché magari ne trovo uno, come in questo caso, ecco qua, trovo due ambi, una situazione con due ambi in posizione isotopa. 62-32 a Firenze e 18-48 a Venezia. Magari mi serve per qualche ricerca che sto facendo. Oltre alle distanze orizzontali, in questa nuova versione ho aggiunto la ricerca delle distanze verticali, cosa che non c'era nella versione precedente, per cui consiglio di aggiornare. Se avete una versione precedente, aggiornatela, perché l'aggiornamento ha un prezzo più basso, chiaramente, dell'acquisto. Lo possono aggiornare quelli che hanno la versione 2018. Ok, se ci sono versioni precedenti, bisogna ricomprarlo. Ok, guardiamo per esempio come funziona la distanza verticale, che deve essere rispetto a una ruota di riferimento, insomma, altrimenti si illuminerebbe tutto qui, no? Allora clicco verticale rispetto a Bari e clicco controlla ed ecco che mi fa vedere la distanza 30 in verticale tra Bari e Milano. Posso andare all'ultima estrazione. Se non c'è nessun ambo sortito, mi dice nessun ambo sortito. Vado indietro, ecco qui, posso esplorare. Qui ci sono due ambi verticali, 75-45 e 64-34 a distanza 30. Ripeto, le distanze le posso anche impostare io, Clicco qui sopra, metto, voglio vedere quelli a distanza 1. Clicco controlla. Ecco qua, 62-63 in verticale. E se invece voglio vedere, voglio trovare le situazioni rispetto a un'altra ruota, cambio qui sotto, non so, faccio, ecco qua, rispetto a Milano, voglio vedere gli ambi a distanza 1, eccoli qua, e posso spostarmi all'ultima estrazione
andare indietro di una per volta, andare indietro veloce di 20 estrazioni per volta se voglio andare a controllare numeri che sono insomma, il 2015 eccetera, insomma. Bene, torniamo un attimo alla visualizzazione, torniamo all'ultima estrazione, alla visualizzazione degli ambi a distanza orizzontale, mettiamo distanza 45 orizzontale per esempio. Cosa posso fare oltre a esplorare le estrazioni? Posso anche vedere per le estrazioni in esame quali sono tutte le distanze e le somme uscite nelle estrazioni in esame. Perché anche le somme? Perché questo programma permette di controllare anche le somme. Ecco, se io clicco qui, a questo punto il controllo, lo stesso può essere fatto su 30, 45, 90, ma sulle somme che voglio io, non importa, faccio il controllo e mi fa vedere gli ambi di somma 45. Viene fatto sempre il fuori 90 negli ambi di somma. Quindi se il risultato è superiore a 90 viene sottratto 90, cosa che si fa tipicamente insomma nel lotto. Dicevo che posso anche mostrare per le estrazioni in esame tutte le distanze, le somme uscite. Clicco qui, mi fa vedere per la ruota di Bari, Cagliari, Firenze, posso esplorare così, insomma ruota per ruota mi dice che a Bari è uscita, a Bari è uscita a distanza 1 con i numeri 83-84, distanza 16-83-67 eccetera. Anche questa è una cosa molto interessante che si trova, anzi non si trova in altri programmi. Torniamo al controllo visuale, ok, e diciamo che questo è tutto per questo tipo di ricerca. Una cosa importante, ovviamente quando ci sono le distanze verticali non ha molto senso andarle a controllare tutte ruota per ruota, per cui ho disabilitato la funzione la funzione che riepiloga tutte le somme uscite, quindi è disponibile solamente con gli ambi in orizzontale. Tutto qui, questa è una delle tante funzioni che sono presenti nel programma Lotto++. La prossima volta parleremo del grafico lineare dei ritardi, che è davvero una funzione eccezionale. Grazie, ricordatevi di registrarvi al canale, mettere mi piace, altrimenti chi non mette mi piace non vince. E chi vuole ordinare l'aggiornamento o il programma può seguire il link qui sotto nella descrizione, oppure telefonarmi al numero 347 2246 946. Ciao, grazie, buona giornata, diffidate delle imitazioni, noi siamo gli unici che lavorano a questi programmi 24 ore al giorno, non andiamo neanche a dormire, 24 ore. Ciao, buona giornata.